Eccoci ancora in diretta sulle fonti TV con il nostro Le Fonti Buongiorno Borsa, che è il nostro caffè insieme. Facciamo così oggi, diciamo, la nostra colazione insieme. Vi faccio una domanda un po' strana, poi capirete perché. Vi chiedo cosa siete soliti consumare a colazione, perché ne parleremo, ma insomma, tra poco. Poi parleremo di petrolio, gas, gold, insomma, tanti aspetti che analizzeremo sempre con queste materie prime che non ci danno tregua naturalmente a livello di prezzo. Carlo Vallotto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Manuela. Sì, hai detto l'incipit è stato corretto, è stato giustissimo. Insomma, un po' un settore delle materie prime che non ci dà tregua e ci tocca da vicino fin dal primo mattino. Adesso ci arriviamo un attimo, così almeno aspettiamo se i nostri amici ci vogliono dire cosa consumano appunto a colazione. Noi abbiamo parlato più volte del caffè, che è un po', voglio dire, il must a cui è difficile anche rinunciare. Però prima ti chiedo una panoramica generale, appunto, questo anno 2022 è iniziato ancora come abbiamo terminato il 2021, con prezzi che non accennano a calmarsi, insomma, e quindi questo naturalmente a catena va a finire poi nelle tasche dei consumatori nel senso negativo del termine. Ecco, facciamo un po' una panoramica, poi appunto facciamo i nostri focus dedicati di questa puntata. Sì, ecco, i temi dominanti di quest'anno sono entrati a pieno titolo, insomma, dallo scorso mese, quindi dallo scorso anno, insomma, inflazione, tassi di interesse, costi delle materie prime, colli di bottiglia nelle forniture, porti in sovraffollamento di containers e mancanza di mezzi di trasporto proprio dei container, tant'è vero che nel loro piccolo molti produttori nel Sud America e in Oriente si arrangiano, diciamo, con le chiatte a trasportare le loro merci, tant'è vero che ad esempio il caffè Robusta, anche se non lo conosciamo, in Vietnam veramente ha grandi difficoltà proprio di trasportare, insomma, il caffè. Quindi ecco, questo settore che continua a essere in difficoltà, possiamo ancora ricordare il non dimenticato la mancanza, insomma, dei microchip, dei chip, insomma, il mercato automobilistico, il nuovo, diciamo, le vendite nuove di auto sono in grave difficoltà, in gravi ritardi. Se prima, grosso modo, per ordinare una macchina ci voleva qualche settimana, oggi almeno 3, 4, 5 mesi di attesa. Quindi, insomma, tutto un mercato delle materie prime veramente che sta scombussolando, già un mercato finanziario già diciamo, sotto pressione in questi ultimi paio d'anni, lo sappiamo benissimo per il discorso della pandemia, e tutto Certo. questo ha avuto dei risvolti che nelle materie prime proprio in genere hanno aumentato i costi. Vogliamo ancora ricordare il problema dell'energia, quindi sono tutti temi che quest'anno, almeno diciamo in questo primo semestre, probabilmente rimarranno ancora vivi e insomma, presenti nel settore delle materie prime. E quindi ecco, concludendo, senza voler tralasciare nulla, si passa alle ipotesi di aumento dei tassi di interesse della banca americana. Insomma, ecco, tutto un mercato in grande fermento, che sta cercando di iniziare quest'anno, cercando di scrollarsi di dosso un po' queste problematiche che purtroppo, come hai detto tu, appunto, sì, malauguratamente, in qualche modo, vanno a toccare le tasche di tutti noi. Certo, assolutamente sì. E per fortuna che almeno, anche se con interventi one shot per il momento il governo è intervenuto, perché altrimenti anche i rincari sulle bollette di cui parliamo spesso, gas, luce, sarebbero stati ancora più evidenti. Poi c'è tutta, vi consiglio insomma di seguire anche quello che sta accadendo per chi è in difficoltà, perché c'è anche la possibilità di rateizzare le bollette.
bollette, di, insomma, di, e poi di ricevere questi bonus che ci danno modo anche di pagare meno, insomma, e sono stati tolti tutti gli oneri, cioè, perché sappiamo che poi nel prezzo finale della bolletta ci sono anche le tasse e ahimè in Italia le tasse sono alte, quindi anche per quanto riguarda le bollette, ma sono state tolte, è stata abbassata l'IVA, insomma, per fortuna, Carlo, però è chiaro che poi qui noi stiamo analizzando il fatto che il trend è continuo, cioè non è che domani terminerà tutto, quindi sicuramente non ci si può fermare a bonus che, per quanto siano assolutamente ben accetti, non risolvono la situazione. Infatti, contro il caro bollette ci sono fondi per quasi 10 miliardi. Questo dà l'idea dell'entità del problema, insomma, che è effettivamente importante. E poi andremo a vedere appunto con te come ancora petrolio e gas stiano, insomma, salendo. Prima però, visto che siamo, insomma, sono le 9:41, colazione. Quindi ecco qua la nostra colazione: caffè o succo d'arancia? Intanto, guarda, sono arrivati dei messaggi. Allora, sì, qualcuno ha, vedete come rispondono alle domande che faccio, sono super i nostri telespettatori. Allora, un amico ci scrive: questa mattina, come quasi ogni mattina, mi manda anche la foto, pensa a te, della sua colazione. Granita, caffè con panna e brioche, si legge e si scrive così, mi dice. Tipica colazione in riva allo stretto di Messina anche in inverno, prezzo 2,50. Beh, questo prezzo mi sembra abbastanza accettabile, Carlo, cosa ne dici? Granita, Sì. caffè, panna, brioche, vabbè, io dico brioche, perdonami, ma comunque brioche, 2,50. Cosa ne pensi come prezzo? Beh, il prezzo mi pare abbastanza buono, del resto, non perché assolutamente io mi auguro che non cresca di più, naturalmente poi nella trasmissione dell'aumento dei prezzi c'è un certo gap, una certa distanza, voglio dire. Temo, ma ripeto, spero vivamente di sbagliarmi, insomma, che i prezzi aumenteranno, insomma, fra qualche mese Ecco, e sì, quindi anche ecco. perché, esatto, scusami Carlo, poi ti do la parola e ti faccio parlare finché vuoi. Dimmi se sono giusti questi rialzi a cui abbiamo assistito nell'anno scorso, nel 2021, le quotazioni del caffè. Che appunto altri amici scrivono: beh, caffè tutta la vita la mattina, perché comunque, insomma, lo prendiamo anche durante il giorno, però, insomma, la Però mattina è irrinunciabile. Sono cresciute del più 81% nel 2021. sì, sostanzialmente sì, sono cresciute molto le materie prime, insomma, il caffè, il cacao hanno avuto, lo zucchero ha avuto insomma, un po' tutte queste materie prime che Zucchero, utilizziamo. cacao 30% in più. Sì, questi ecco, diciamo, sono dei dati che hanno visto, insomma, un bel rialzo, naturalmente ben venga per chi ha fatto operazioni, diciamo, in qualche modo di trading. Sicuramente ecco, il fattore specifico per quanto riguarda, ad esempio, anche lo zucchero, ha avuto un aumento addirittura dal 2019 del 115%, quindi, insomma, dei rialzi piuttosto importanti. Sono un po' le materie prime che hanno visto questa corsa rialzista, insomma, il caffè, sì, addirittura il caffè dallo scorso, dall'aprile del 2020, addirittura 140% in più, Figuriamoci, ah, cioè anche di quindi più. oltre, è raddoppiato chiaramente questo caffè. Un po' tutte le materie prime, ritorniamo ancora a ricordare, chi più chi meno, insomma, poi potremmo anche citare delle altre materie prime che non vengono, magari non vengono così nel trading trattate: il carbone, l'alluminio, il ferro, tanti altri, il rame, ne abbiamo parlato tantissime altre volte, insomma, ecco, tutte un po' le materie prime che hanno avuto questi, soprattutto ecco, queste che riguardano la colazione, anche il grano, il corn, insomma, il mais, tanti altri prodotti che utilizziamo proprio nell'alimentazione. Addirittura l'OMS ha indicato, ha dato degli alert, insomma, perché l'indice proprio sull'aumento delle materie prime, l'aumento dei prezzi globali, diciamo, del settore alimentare, ha raggiunto dei livelli che non si vedevano da tanti anni, quindi Esatto. insomma, in qualche modo, bacchettato un po' tutto il settore, perché attenzione, diciamo, l'alimentazione
insomma, riguarda tutti noi, non è che riguarda una No, ma singola poi classe. parliamo del fatto che la colazione è il momento, non dico il momento più bello della giornata perché ce ne sono tanti, però insomma quando ci svegliamo anche potersi rilassare prima di iniziare la giornata, prendersi un buon caffè, non solo. Esatto. Allora, ma ti faccio questa domanda. Quindi la colazione rischia di diventare più amara perché anche appunto è una battuta, perché anche lo zucchero insomma ha avuto dei rialzi, quindi dovremmo rinunciare a zuccherare il caffè, se non addirittura rinunciare al caffè, anche se non credo che rinunceremo mai appunto al caffè. Vedi che sei d'accordo con me, o rischia di diventare pesante perché a questo punto, insomma, visto che non potremo rinunciare alla colazione, dovremo spendere dei soldi in più, forse questa seconda, no? Diciamo che insomma siamo più golosi, insomma, nel senso che quindi magari andiamo a spendere qualcosina in più. Poi la psicologia, insomma, dell'essere umano e di tutti noi, magari pur di avere la stessa cosa o una cosa simile, insomma, si va a cambiare, magari cambiare e poi anche l'offerta, la domanda è sempre forte, ma naturalmente anche l'offerta, poi la grande varietà, la grande fantasia di noi italiani, insomma, ci porterà a magari a non produrre più la brioche, che magari costerà troppo, però qualcosina, insomma, di simile ci sarà Ma sempre, anche speriamo di un po' di no. marmellata, insomma. Però ecco, Speriamo di adesso no. non facciamola, non è così chiaramente drastica, però ecco, parlando, apro una piccolissima parentesi per quanto riguarda lo zucchero. Poi ancora prima di queste difficoltà, naturalmente c'erano state sempre l'OMS, che aveva l'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima di tutto nel 2019, ancora quindi era sconosciuta, insomma, la pandemia, aveva indicato come lo zucchero, insomma, doveva essere sostituito con altre fonti, insomma, di dolcificante, proprio che lo zucchero, tra virgolette, in maniera esagerata, fa male. Certo. E quindi ecco, quindi ecco per concludere, speriamo che la colazione rimanga nel giusto, ma ecco, perché è il momento più importante della Non giornata. abbiamo però finito con la colazione, perché spesso si associa appunto il caffè, la brioche, con un buon succo d'arancia. E Un buon infatti, succo ecco, vedi d'arancia. in sovrimpressione caffè o succo d'arancia, spesso tutte e due. Che succede al succo d'arancia? Il succo d'arancia, diciamo che per chi non avesse mai visto il film a Capodanno, no, o a Natale, Una poltrona per due, insomma, si trova, diciamo, Ah ecco. sì, beh, guarda, non pensavo, Poltrona per due, peraltro l'ho visto anche quest'anno, cioè anche l'ultimo Natale, però è vero, vero, bravo, riferimento top, vai. Esattamente, ecco, se non l'aveste visto, aspettate alla fine di quest'anno, che sicuramente La per vigilia di l'ennesima volta. Natale, esatto. Esatto, per l'ennesima volta. Dunque, ecco, quello che è successo sostanzialmente sono stati due i fatti principali che hanno colpito un po' il succo d'arancia. Quindi, inizialmente c'è stata questa diminuzione di consumi determinato dalle restrizioni, insomma, dai lockdown, quindi dalla mancanza di socialità in tutto il suo contesto. Quindi una diminuzione diciamo, della domanda. Questo ha spinto in qualche modo, diciamo, gli agricoltori il discorso sarebbe un po' più lungo, però naturalmente lo racchiudiamo, nel senso, gli Sì. agricoltori hanno chiaramente curato meno la produzione. Quindi oggi ci troviamo, soprattutto in Florida, Stati Uniti, che è il principale produttore di arance. Sono state più che altro colpite da una malattia che le sta decimando. Quindi poca la produzione, diminuzione della produzione proprio effettiva delle già inferiori colture di arance, gli aranceti, insomma. E quindi ecco questo, gli investitori che naturalmente lavorano in questo mercato sono subito stati attenti e hanno chiaramente compreso come la diminuzione di produzione produrrà, scusate il gioco di parole, diciamo, un'offerta inferiore, e questo naturalmente si è tradotto in una crescita di prezzo piuttosto importante. Insomma, da novembre ad oggi siamo risaliti quasi del 40% del prezzo del succo d'arancia. Poi soprattutto negli States il succo d'arancia diciamo, fa parte
integrante non soltanto della colazione, ma proprio nell'utilizzo costante, giornaliero, insomma, diciamo che lo utilizzano molto più di quello che lo utilizziamo noi in Italia, che noi, come abbiamo detto prima, insomma, siamo più propensi al cappuccino, al caffè, all'espresso, insomma, ecco questo. Ecco, però speriamo di non dover rinunciare a cose che fanno bene, come appunto il succo Questo d'arancia, certo, perché, insomma. questo assolutamente sì, questo naturalmente noi scherziamo, però senza, ripeto, senza voler essere negativi, ecco, questo pessimisti, questo in questo caso, ecco, purtroppo temo che speriamo di no, insomma, che tutto questo apporterà comunque una crescita di prezzi. Che la crescita dei prezzi sia costante nel tempo, poi si vedrà, insomma, già avevo letto alcuni titoli di quotidiani dove in maniera allarmante, diciamo, appunto, questi aumento dei prezzi insomma, proprio dei beni di consumo normali, però speriamo, insomma, che in qualche modo poi si rientri in questa situazione. Ok, allora Carlo, abbiamo dedicato la maggior parte del tempo a questo, ma Alla almeno, colazione. però almeno, cioè, insomma, sai, perché si parla poi sempre anche delle stesse cose, anche però abbiamo visto come, per esempio, il discorso del succo d'arancia sia in questo momento molto importante, oltre al tema del caffè, e noi abbiamo scherzato un po' sulla colazione, però insomma, sono tutti costi che vanno a gravare sulle nostre tasche, che sono già abbastanza in sofferenza. Però ti chiedo ovviamente questo, nuovi rialzi per petrolio e gas, che cosa succederà? Facciamo due flash su questo e poi sul gold, perché sono gli altri due temi portanti. A te. Sì, il petrolio si trova in diciamo che il petrolio è un mercato leggermente diverso adesso dal gas naturale. Adesso magari ti ripeto con un flash molto, molto veloce, insomma, lo guardiamo. Il petrolio è molto dinamico come mercato perché diciamo se non di giorno in giorno, di ora in ora cambiano le prospettive. Le prospettive quali sono? Se prima c'era prima nel senso di 8 novembre, dicembre, insomma, c'era questa, dopo aver raggiunto i massimi 85 dollari per quanto riguarda il crude oil, c'era questa, ipotesi di una diminuzione di domanda nel primo trimestre del nuovo anno. Oggi sia l'OPEC che le stime dell'EIA, del Dipartimento Americano dell'Energia, intravedono, diciamo così, una ripresa della domanda, proprio della domanda effettiva per quanto riguarda il petrolio. Molte sono le motivazioni, prima di tutto. Diciamo, ecco, non, si, la variante Omicron sembra non essere così forte come si temeva, e questa, insomma, è una fortuna. Dall'altra parte, potrebbero ancora in qualche modo trovarsi in difficoltà le raffinerie a trovare del petrolio in più oltre a quello che c'è già. Dobbiamo ancora ricordare che l'America ha chiesto a gran voce, insomma, all'OPEC di aumentare la produzione. L'OPEC sembra un po' fare la spallucca, ovvero all'OPEC sostanzialmente non interessa aumentare la produzione in questo momento perché stanno guadagnando molto rispetto ai prezzi di produzione. Sì. 85 dollari è un prezzo molto buono per gli Emirati, per un po' tutti i paesi produttori sostanzialmente. La domanda sembra in crescita e quindi questo più che diciamo, far sì che l'OPEC aumenti la produzione, probabilmente, ecco, non l'aumenterà. E quindi arriviamo a che cosa? Arriviamo alle stime che ha fatto Goldman Sachs, piuttosto precise durante ancora l'anno scorso e quindi abbastanza seguita, addirittura di vedere un Brent intorno all'area dei 100 dollari. Guardando il grafico, secondo me, diciamo, in questo momento il prezzo del petrolio è un po' tirato, quindi attenzione alla zona degli 85 dollari, insomma, vedremo un pochino se rimarrà al di sopra, magari controllando delle chiusure di più lungo periodo, però ecco. Questa è sostanzialmente. Oltre a questo, naturalmente, poi ci sono tantissime altre dinamiche. Dovremmo vedere se
a favore di una decrescita del petrolio, ovvero di una decrescita dei prezzi del petrolio, ci saranno gli accordi sul nucleare con l'Iran, ad esempio, Sì, certo. un aumento della produzione americana che, dice Eloil, che in questo momento è stata sempre annicchiato, i produttori americani hanno annicchiato un pochino anche perché sono stati diciamo bacchettati, hanno prima dovuto saldare i debiti diciamo è molto costoso insomma la produzione di fracking dello shale oil, Ok, quindi ecco questo, ci sono tantissime tantissime motivazioni a favore o contro, quindi ecco attenzione comunque a questa zona degli 85 dollari, se dovesse diciamo rimanere per un certo tempo sopra, insomma, potremmo ancora vedere una crescita. d'accordo. E allora adesso, visto che siamo già sui nostri grafici, andiamo su quello del gold, 0,13%. In questo momento l'oro ancora sta cercando di risalire, 1815 dollari l'oncia, però insomma sicuramente ancora non convince, gli investitori sono bloccati sul gold. Perché, Carlo? Gli investitori sono bloccati sul gold, diciamo si trovano a un bivio, nel senso che, ecco, questa è la percezione, di quello che ho di questo mercato, che è il mio mercato preferito, lo studio da tanti anni, quindi, e lo seguo giornalmente in tutte le sue sfaccettature. Gli investitori si trovano un bivio oggi, si trovano inflazione sarà non più transitoria e sarà in crescita e quindi una favorevole per quanto riguarda l'oro, oppure ci saranno questi rialzi, effettivamente questi quattro rialzi dei tassi e quindi un ambiente sfavorevole almeno in un periodo limitato per il rialzo dell'oro. Oggi gli investitori si trovano a questo bivio, quindi diciamo che non lo comprano, però non lo vendono. Tant'è vero che rimane sempre lì, rimane sempre intorno ai 1800 dollari, ormai da 6-7 mesi a questa parte, da giugno dello scorso anno, se non addirittura tutto il 2021, tutto lo scorso anno, che rimane comunque al di là diciamo, della volatilità. Di picchi al rialzo, al ribasso, abbiamo visto che lo scorso anno aveva raggiunto i 1900, poi era sceso a 1670. Insomma, il valore medio, diciamo, comunque rimane sempre all'intorno dei 1800 dollari. Questo significa che gli investitori veramente non sanno, passami il termine, non sanno che pesci pigliare, nel senso che non sanno a chi credere, nessuno di noi riesce a comprendere, ripeto, inflazione effettivamente sarà un'inflazione duratura oppure transitoria? E se sì, ci saranno questi rialzi di tassi, quindi un ambiente sfavorevole per loro. Ecco, tutto questo, diciamo, frena proprio gli investitori, nel prendere posizioni. Però, ripeto ancora una volta, se frena gli investitori nel prendere posizioni, li frena, anche perché non vengono vendute e il prezzo rimane abbastanza stabile in quel settore lì. Poi, naturalmente, tutto l'ambiente, potremmo parlare dei tassi reali negativi, potremmo, insomma, tantissime Certo. cose, questo l'ambiente, insomma, questo è. Va bene. Carlo Vallotto, grazie mille. Questo focus sarà disponibile anche sulla nostra pagina YouTube. Insomma, abbiamo fatto un bel approfondimento sui rincari che rischiamo di vedere ancora più importanti, in modo più importante in questo avvio di 2022. Naturalmente ci sentiamo presto sulle fonti TV, ti seguiamo sui tuoi canali. Grazie per la collaborazione. Grazie a voi, un saluto e buona giornata a tutti. Buona giornata.